Oggi ci troviamo a Mugnano del Cardinale. Questa sera terminano i festeggiamenti civili in onore di Santa Filomena, Vergine e Martire. Siamo nella sede della Proloco che gentilmente ci sta ospitando e con me ci sono i componenti del Comitato Festa, una parte. Il signor Carmine è il presidente da alcuni anni. Sono il... diciamoci il segretario adesso. Perché il presidente è sempre il parroco. Il parroco, sì, va bene. Carmine, lei che da alcuni anni, insomma, è in mezzo a questa festa e quindi conosce bene le usanze, quanto è stato difficile prepararla? Le feste sono sempre difficili da preparare, quindi per noi è diventato un fatto usuale preparare una festa, quindi quando viene il mese... inizia il mese di agosto, per noi diventa tutto facile, quindi o è la mano di Santa Filomena o qualche altro, però diventa tutto facile per noi. Quindi questo è... Un messaggio alla popolazione per le prossime festività, se qualcuno vuole partecipare attivamente, come può fare? Per noi vale il detto che la porta, chi vuole uscire la porta è aperta, chi vuole entrare la porta è aperta, però basta che non sta sulla soglia della porta. Perché le persone devono entrare e devono uscire. E noi siamo sempre disponibili a tutto. Come pensate che andrà la serata di stasera? Ho visto già che la piazza si sta riempendo. Il cantante promette bene, quindi per noi l'auspicio è che la piazza diventi piena come l'anno scorso, e quindi speriamo bene. Ma chi l'ha scelto questo cantante? La piccolina? Chi l'ha scelto? L'hai scelto tu? Ti piace? Sì. Come ti chiami? Maria Teresa. Maria Teresa, perché la gente dovrebbe venire a vedere questa festa? Invita un poco tutti. Per onore di Santa Filomena. Oh, che bello, grazie. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Signor Mario? No. Ieri lei pure un capobattente, la famosa frase, da quanti anni la dice? Sono personalmente io. Dal 2007. È un testimone che le è stato passato, no? Sì, diciamo che è un testimone, ma se faccio il capobattente, il responsabile, diciamo che il merito è loro che mi hanno scelto, quindi non è che sono stato io. Per chi non conoscesse la frase, ce la vuole dire? Noi l'abbiamo sentita più volte, io facevo il battente quando ero piccola. Sì, la frase è vive o morto tutto a Mugnano, quindi... È una frase mitica, diciamo così, tanto è vero che nel corso degli anni anche qualcuno ci è rimasto, come nel 2019 che è morto un nostro amico. Purtroppo, insomma, è successo. Ieri la processione è andata bene, La processione è andata bene, anzi è andata benissimo, diciamo così, dalla nostra parte. Quindi la processione con Don Giuseppe con a capo e quindi... Vi ha accompagnato per tutta la processione, non ha fatto obiezione, abbiamo portato a Santa Filomena tutti i vicoli di Mugnano del Cardinale, nessuno si può lamentare e abbiamo fatto pure anche qualcosa in più come soldi per onorare Santa Filomena. Perfetto, io... I soldi relativamente, noi quello che ci è fatto piacere è che la popolazione ha collaborato e ha partecipato a tutta la processione, dall'inizio alla fine. Questo è il più importante dei soldi. Siamo in compagnia del rettore Don Giuseppe Autorino. Don Giuseppe, stasera finiscono i festeggiamenti civili, però il mese filominiano si concluderà il 31 di agosto con la fiaccolata. In questi giorni abbiamo visto tanti fedeli provenienti anche dall'estero che sono venuti qui ad onorare la Santina. Un messaggio per tutti i devoti di Santa Filomena. È stata una festa particolare quest'anno perché potremmo dire una giornata l'abbiamo racchiusa in due giornate,
perché il 13 è capitato di domenica e c'è stata veramente una grande affluenza di devoti, ma soprattutto anche una grande disciplina, attenzione e devozione allo stesso tempo. Sono contento di tutto quello che si è vissuto fino ad oggi, ma anche di quello che si dovrà vivere fino alla fine del mese, in questo mese filomeniano, come diceva Lucia, che terminerà con la fiaccolata di Santa Filomena l'ultimo giorno di agosto. In questi giorni hanno avuto la possibilità di fermarsi all'altare di Santa Filomena non soltanto i devoti italiani, ma sono passati anche dei devoti francesi, dell'Inghilterra, portoghesi, dell'America del Nord. Ecco, sono stati qui presenti di passaggio e ci hanno fatto veramente ancora di più riempire il cuore per la loro grande devozione, ma anche per il significato profondo spirituale che danno a questa devozione. Quindi veramente sono molto commosso e contento di quello che ho vissuto fino adesso in questo santuario e chiedo sempre di più ai devoti di intensificare quella che è la parte spirituale della festa di Santa Filomena, perché è l'essenza anche della nostra vita cristiana. Qualcuno potrebbe pensare: Santa Filomena del terzo secolo, che può dire a noi oggi del 2023? Ma dico, è molto attuale, perché ci invita verso l'amore verso Gesù e poi a mantenere sempre una purezza d'animo che deve essere una costante proprio nella vita dei credenti. Don Giuseppe, quest'anno ricorre il bicentenario del miracolo della statua, che è stata benedetta anche da Papa Francesco. Fino a quando resterà intronizzata ai piedi dell'altare? La statua che è miracolosa, che dal 2023 viene chiamata miracolosa perché ha trasudato dei liquidi non soltanto visibili agli occhi ma anche dei liquidi profumati, per ben 3 giorni in questo santuario. È stata a Roma il 10 maggio scorso davanti a Papa Francesco. Papa Francesco l'ha benedetta ricordando la grande devozione del curato d'Ars. Resterà esposta per tutti i devoti che accorrono qui al santuario per poter fare una preghiera davanti a quell'immagine miracolosa, molto tenuta molto gelosamente al popolo di Mugnano, ma un'immagine che è anche la più antica al mondo dell'immagine di Santa Filomena, perché del 1806 il corpo di Santa Filomena arriva a Mugnano del Cardinale 1805, quindi è la prima immagine di Santa Filomena. Noi la ringraziamo e a nome di B News vi invitiamo a venire a onorare la Santina. Grazie Don Giuseppe. Grazie a voi.